Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, vigilia di Juventus-Friburgo, gara importantissima d'andata di Europa League. Un obiettivo che la Juventus a questo punto non può lasciarsi sfumare troppo facilmente e senza dubbio non con il Benfica, ma occupiamoci comunque di un calciatore della Juventus nello specifico. Nuovo appuntamento quindi con la rubrica Focus, la rubrica con la quale noi andiamo ad esaminare nello specifico, nel dettaglio, un calciatore per cercare di trarre le maggiori considerazioni possibili a riguardo. Oggi, come avete appunto potuto vedere dal titolo, parliamo di Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic, perché adesso il serbo è diventato un caso. Non segna, è nervoso e attenzione alle sirene di mercato che chiamano. Perché comunque stiamo parlando di un calciatore che non va a bersaglio da un mese e con l'offerta giusta. I rumor su questo veramente ci godono, ci mangiano, perché ogni giorno c'è un rumor diverso su Dusan Vlahovic, però è chiaro che con l'offerta giusta il serbo potrebbe lasciare Torino. È veramente quello che i tifosi della Juventus sperano, è veramente una pista percorribile, come nel caso la Juventus potrebbe approcciarsi a un possibile probabile post Vlahovic? Sono tutte domande che faremo, cercheremo di fare in questo video, ma nella parte finale voglio lasciare un piccolo campanellino di speranza a favore di coloro che vogliono la permanenza di Dusan Vlahovic, perché abbiamo un piccolo indizio che potrebbe darci una mano, potrebbe rasserenarci. Dusan Vlahovic, come ho detto prima, sta diventando un caso alla Juventus perché non segna in campionato dalla doppietta rifilata alla Salernitana il 7 febbraio e continua a mostrare un rendimento discontinuo, decisamente al di sotto delle aspettative dei dirigenti bianconeri. Sicuramente ci aspettavamo tutti altro dal calciatore, comunque su di lui incombeva una cifra d'acquisto considerevole, una cifra d'acquisto davvero top player del mercato europeo, e invece il calciatore non sta rispettando le attese. Cerchiamo di capire perché questo ragazzo non sta rispettando le attese, se c'entra magari anche un modulo, un tipo di gioco che la Juventus sta facendo che non sta favorendo le caratteristiche di Dusan Vlahovic. Però sicuramente non solo sul piano realizzativo sta deludendo Vlahovic, ma anche su quello del gioco, della cattiveria agonistica in sé, perché sicuramente questa è una situazione che, unita a un certo nervosismo palese del calciatore, nell'ultimo mese tutto questo sta alimentando dubbi e indiscrezioni sul futuro di Dusan Vlahovic a Torino. Quali sono le reali intenzioni del club bianconero sul suo conto? Perché si parla così tanto di una possibile partenza di questo ragazzo? Perché comunque, vista la situazione, da più parti arrivano queste notizie circa la possibilità di questa cessione in estate. Questa è un'ipotesi che nessuno al momento può escludere o confermare, soprattutto perché il calciatore, questo è l'importante, ha diversi estimatori importantissimi in Europa. E poi abbiamo anche la Juventus, che non sta affrontando un bel momento da un punto di vista economico finanziario, e quindi al giusto prezzo la Juventus potrebbe anche decidere di lasciarlo partire, Dusan Vlahovic. Al momento sulle tracce del serbo ci sarebbero soprattutto Bayern Monaco, Manchester United e Tottenham. Quindi queste tre squadre in questo momento sembrano essere in pole position. In passato c'era stato anche un interessamento del Real Madrid, ma quello più che altro sembrava essere una voce di più che altro un Real Madrid che provava a fare un sondaggio, ecco, nulla di troppo importante. Invece questi tre club, Bayern Monaco, Manchester United e Tottenham, sembrerebbero essere proprio club intenzionati magari a fare anche un investimento importante, perché Vlahovic certamente non lo prendi con pochi spicci, va fatto comunque un investimento importante. Questi tre club, che sono sicuramente tre club importanti da un punto di vista finanziario, ecco, che potrebbero mettere sul piatto della Juventus la cifra che i bianconeri vorrebbero. E quindi si parla di una cifra sui 70, 80, 85 milioni, difficilmente si arriverà a 90, 100, proprio perché Vlahovic non sta vivendo un bel momento di forma, e quindi più o meno
si potrebbe trovare, secondo me, un accordo sulla stessa cifra che la Juventus ha preso per strappare il calciatore alla Fiorentina. Quindi, diciamo che se uno di questi club potrebbe offrire la stessa cifra d'acquisto della Juventus ai Viola, ecco che la partenza sicuramente sembrerebbe quasi essere indolore. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sicuramente c'è un vuoto enorme da colmare. E nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di Højlund alla Juventus, Højlund che è il centravanti danese preso dall'Atalanta quest'estate. Quindi queste voci alimentano certamente l'idea, ecco, della partenza di Dusan Vlahovic. L'impressione è che alla giusta cifra la Juventus potrebbe veramente valutare la possibilità di separarsi da Dusan, soprattutto perché in questa stagione il serbo sta vivendo una stagione molto travagliata tra infortuni, pochi gol al referto, una crescita troppo lenta sul piano tecnico. Ricordiamo che comunque da agosto Vlahovic in Serie A ha segnato solamente 8 reti in bianconero, che sono curiosamente le stesse di Dybala alla Roma. Una coincidenza, ecco, che fa male al cuore se pensiamo soprattutto che tra le varie considerazioni della scelta, ecco, che vanno verso la scelta di sacrificare la gioia lo scorso mercato a parametro zero, c'era proprio la volontà di puntare tutto sull'ex bomber della Fiorentina. Quindi si è deciso di puntare tutto su Vlahovic, sacrificando Dybala. Curiosamente, da agosto i due hanno fatto lo stesso numero di reti, ed è anche peggio se consideriamo che Dybala è una seconda punta, non è un attaccante vero come Dusan Vlahovic. Quindi sicuramente da questo punto di vista le statistiche non vanno verso proprio Dusan Vlahovic. E quindi una mossa questa qui di privarsi di Vlahovic per privarsi di Dybala per prendere Vlahovic, su cui forse ora la Juventus non è più così convinta, in particolare se da qui a fine stagione il rendimento dell'attaccante serbo dovesse proseguire sugli standard mostrati negli ultimi mesi. È chiaro che le cose non andrebbero a favore della permanenza di Dusan Vlahovic. Poi è chiaro, da qui a fine stagione dovrà dimostrare Dusan di essere veramente attaccato alla maglia come dice di essere, di essere veramente l'uomo attorno a cui costruire i progetti futuri dei bianconeri, e soprattutto sotto il profilo tecnico e caratteriale. Quindi tante considerazioni. Infine, prima di parlare di Lady Vlahovic, che è quella appunto la considerazione che va verso la permanenza di Vlahovic, l'indizio che potrebbe far felice coloro che vogliono la permanenza di Vlahovic, c'è anche da dire in chiusura di questo video che la mole di gioco prodotto dalla Juventus di Allegri e il gioco stesso della Juventus di Allegri non va verso, ecco, la facilitazione di Dusan Vlahovic. Quindi non è semplice, veramente non è semplice per Vlahovic cercare di fare meglio di quanto sta facendo. Quindi pochi palloni giocati, pochissimi, anzi, palloni toccati in area di rigore in ogni gara dal calciatore, che deve veramente essere capace di finalizzare talvolta un'occasione a partita che gli capita, e non è assurdissimamente semplice. Quindi c'è anche da dire a sua discolpa che il modulo di Massimo Allegri, il tipo di gioco di Massimo Allegri non va certamente verso il calcio spettacolo, e quindi anche lo stesso Vlahovic in questo momento ne risente. L'indizio, e poi concludiamo il video, è che su questo momento complicato di Dusan Vlahovic è intervenuta la compagna Carolina Stramare, che ha messo un post importante perché ha spiegato sui social, ma anche a Tutto Sport, quindi in un'intervista vera e propria, che Vlahovic comunque vuole tenersi stretta la Juventus. Quindi le dichiarazioni di Lady Vlahovic vanno verso la permanenza del serbo a Torino. Loro dice Lady Vlahovic che Carolina dice che loro sono contenti di stare a Torino, sono veramente felici della città, dell'ambientamento, di tutto quello che riguarda l'aspetto comunque legato alla serenità di coppia dei due, e quindi non c'è nulla che potrebbe far pensare, ecco, alla coppia di andarsene via da Torino. Quindi questo già è un incipit importante. Poi le parole comunque di Carolina vanno verso un Vlahovic che vuole tenersi stretta la Juventus perché innamorato di questa maglia, quindi non vuole assolutissimamente lasciarsi scappare questa occasione Juventus. Però la Juve deve fare un passo in avanti verso Vlahovic, Allegri dovrebbe fare un passo in avanti verso Vlahovic,
Vlahovic dovrebbe fare un passo enorme verso la Juventus e noi tifosi stessi che siamo comunque legati tanto a Vlahovic, c'è un cartellino importante che pende su di lui e quindi chiaramente ci aspettiamo tutti numeri da top player, quindi anche lo stesso Massimiliano Allegri dovrebbe cercare di supportare un po' di più il nostro top player. Vedremo cosa succederà domani contro il Friburgo, magari sarà la giornata di Vlahovic, quindi io lo spero, faccio questo video anche per spronare Vlahovic, andare un po' contro la scaramanzia, magari domani Vlahovic decide la gara contro il Friburgo con la doppietta, noi tutti lo speriamo. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate voi sul caso Vlahovic, da che parte state, Vlahovic out, quindi sì, valutiamo le offerte su di lui, oppure Vlahovic che è intoccabile e dobbiamo costruire la Juventus su Dusan Vlahovic. Mettete sotto questo video il vostro commento, sono molto curioso di sapere la vostra nello specifico. Mettete like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi a questo canale se non potete perdere nessun altro aggiornamento sui miei video futuri. Ragazzi, vi saluto, ciao a tutti da Domenico Aversa, ciao a tutti ragazzi.